Allora, guardate un po' da dove vi salutiamo quest'oggi. Innanzitutto dalla nostra nuova Mégane plug-in ibrida. E devo dirvi che dopo averla provata per 2 giorni, posso dire, ragazzi, che questa è veramente una delle poche auto che dopo più la guidi e più si ricarica. E questo è davvero un merito importante che ci hanno confermato gli amici dell'Auto Vittani, che salutiamo ovviamente. E allora vi auguriamo buona domenica da qui, da uno dei luoghi più belli del nostro territorio. Il saluto arriva oggi da Menaggio, visto che è la terza domenica del lockdown. Abbiamo cercato di girare un po' tutto il nostro territorio. Oggi siamo anche qui, dopo aver fatto Como, Cantù e Erba. Oggi il saluto vi arriva da Menaggio. Buongiorno a tutti, buongiorno agli amici del Centro Lago qui da Menaggio, deserta, assolutamente deserta. La sua bellezza rimane, come vedete, intatta, con le palme, con il suo bellissimo lungo lago, ma un Menaggio che, anche perché sono le 9:30, però devo dire che è assolutamente deserta. Buongiorno allora ai nostri amici che ci salutano, da Elisabetta a Roberto, da Paola a Mirella, da Mirella a Rita, da Angela a Angela. Giuseppe, buongiorno, buongiorno anche a Maria. Una passeggiata facciamola. Buongiorno Ilaria, buongiorno a Laura, buondì, buona domenica a tutti voi, insomma, amici di Ciao Como. Buongiorno da Ferrara, da Paola, da Lucia, da Pascal, buondì Marina, buongiorno anche dall'apicoltura Ortelli. Ah, perfetto, ci hanno ospitato in settimana, sono stati assolutamente meravigliosi anche loro, bellissima realtà del nostro territorio. Nicolò, Carmen, sì, siamo a Menaggio, Carmen, buongiorno. Buongiorno a Silvia, buongiorno a Stefano, e poi Michele, poi Nicolò, Anna, Pietro, sono tantissimi, insomma. Allora, eccoci qui. Questo è veramente uno splendore di risveglio, direi. Vedete che bello qua sul lungo lago di Menaggio, deserto, come potete vedere, ma ovviamente non può essere diverso. Facciamo due salti anche all'interno, oltre che sul lungo lago. Ciao, buongiorno a tutti gli amici. Oggi allora abbiamo deciso di fare, come la scorsa settimana, questa tripletta con tre città, con tre realtà del nostro territorio, che sono ovviamente Menaggio in questo caso. Poi andremo con Mario Camagni a Cantù e Mariano, e poi andremo a chiudere a Dolgiate, anche lì immagino domenica, come vedete, qui a Menaggio, bellissimo, ma tutto vuoto, tutto deserto. Questo è il centro affacciato, come vedete, sul lungo lago, la piazza, la fontana, il caffè, i caffè, i ristoranti, tutto chiuso, insomma, anche qui a Menaggio, perché effettivamente il turismo quest'anno ce n'è stato poco, e quindi va un abbraccio a tutti loro, agli commercianti, agli albergatori, che spero possano riprendersi davvero appena possibile. Ecco, qui è l'altro ancora, il caffè centrale proprio di Menaggio, come vedete, tutto deserto anche in questo caso, due persone in circolazione, il resto è decisamente tutto chiuso. Vedete anche i ristoranti, non c'è assolutamente praticamente nessuno, ma rimane la bellezza di questo posto, uno dei borghi più belli, uno dei paesi più belli del nostro lago. Buongiorno a Patrizia, Anna Rosa, buona domenica, Paola, buongiorno. Sì, in gita oggi, sì, qui a Menaggio. Saluti a Milko, saluti a Giustina, Marco, buongiorno Nina, buongiorno a Mari, Marisa, Anna, buongiorno tantissimi anche oggi che ci stanno seguendo. Ripeto, da Menaggio il primo saluto quest'oggi, poi Cantù con Mario Camagni e Olgiate, dove andremo a chiudere questa mattinata, così per farvi vedere la domenica del lockdown. E vedete che in effetti è una domenica anche senza i cicloturisti, ce ne sono veramente pochissimi sulla Regina. Di solito la domenica ce n'erano tanti, in questo caso oggi va detto non c'è davvero nessuno. Questo è l'inizio, l'imbocco di Menaggio, il suo porto, la sua bellezza, i gabbiani. È una bella giornata quella di oggi, fredda, ci sono questa mattina 2-3 gradi, non di più. Buongiorno a Michele, buongiorno ad Anna. Caffè centrale, il preferito, l'abbiamo visto, eccolo qui, caffè centrale, l'hotel du Lac qui a Menaggio, dove ci siamo. E questo è il noleggio anche delle barche. Questo è il piccolo porticciolo, davvero molto suggestivo e molto caratteristico. E vedete che poi il resto, ovviamente, anche qui a Menaggio questa mattina purtroppo
è un po' uno scenario inconsueto, decisamente. Sono loro, insomma, le protagoniste questa mattina. Marco, buongiorno, e buongiorno ad Anna, e buongiorno a Matteo, a Maddalena, a Laura, buongiorno, ciao cara Anna, ancora Michele, Bartolomeo, buondì, la punta di Bellagio, sì, la punta di Bellagio, Anna, Angela, scusa, te la facciamo vedere, ma c'è il sole contro. Non so se sarà facile perché abbiamo proprio il sole contro, però lo facciamo vedere. Buongiorno anche a Giuseppe, buongiorno. Saluto da Croce, sì, sopra Menaggio, qua sopra, la frazione Croce è qua sopra, bellissimo. E poi a Robert, che ovviamente ci riporta a tutta la drammatica situazione che stiamo vivendo. Un abbraccio, Anna Rosa. Certo che in effetti veder Menaggio così al mattino, ok, che sono le 9:30, però non è una cosa comune. Vedete, lungo lago assolutamente deserto in questo momento. Allora, la punta di Bellagio ve la facciamo vedere, cerchiamo meglio di farvela vedere. Questo è Menaggio visto dal suo lungo lago. Massimiliano, ciao. Maria Maddalena, buongiorno. Anche a te, certo, un caffè che... Però il problema è trovare i bar aperti, sono tutti chiusi. Giustamente direi, tranne alcuni, la maggior parte hanno deciso magari di rimanere chiusi. Calogero, buongiorno. Allora, ve la faccio vedere, potete vederla qui la punta di Bellagio, anche se c'è il sole contro, ma la vedete, ecco, di fronte a noi c'è Bellagio, spartiacque dalla parte di qui il nostro, la sponda di Como, dalla parte di là la sponda di Lecco del nostro meraviglioso lago. Bene, direi che è tutto. Maria Grazia, buongiorno. Monica, certo, bellissima, fredda, stamattina siamo a un passo dal 0 gradi, freddino, ma con, ripeto, la nostra grande auto, la Megane, oggi abbiamo veramente fatto un viaggio confortevole. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, incredibile, è la prima volta che mi succede da quando ci hanno dato queste auto, tra l'altro ibrida, più vai e più si ricarica, è una cosa veramente assolutamente incredibile. Va bene, provatela se vi capita perché ne vale la pena. Bene, allora, ciao Angela, ciao Anadia, buongiorno, buongiorno a Simone, bene, sono contento. Ciao, un saluto a Valeria, buongiorno a Maria Grazia, buongiorno a Monica, Maurizio, buondì a Nick dal Belgio, tantissimi anche quest'oggi. Lorenza, buongiorno, ciao Marina, buona domenica. Bene, viaggiamo per voi un po', dai. Allora, eccolo qui con il nostro meraviglioso lago, con la bellissima Menaggio. È una bella cartolina, come dice Maria Maddalena, certamente una domenica molto bella, fredda, ma decisamente bella, con il sole, vedete, Bellagio, e ripeto, questo l'anomalo lungo lago di Menaggio, assolutamente deserto in questa domenica mattina. Buongiorno anche a Mimma, buongiorno a Ruggero. Ruggero, tra un attimo saremo a Olgiate, vieni a trovarci se puoi, se puoi. Saremo a salutare magari anche il tuo sindaco ad Olgiate, così facciamo vedere anche un po' Olgiate in questa domenica mattina. Menaggio, tra poco Cantù e Mariano con Mario Camagni e poi andremo anche a fare un saluto agli amici di Olgiate. Buongiorno a Giacomina, buongiorno a Giampaolo, ancora Maria Maddalena e Filomena e Pinuccio, grazie, buona giornata anche a Rosalba. Buongiorno a tutti voi. Bene, direi che ci possiamo salutare da Menaggio facendovi vedere di nuovo il suo meraviglioso e bellissimo lungo lago. Me lo auguro soprattutto ai commercianti di Menaggio, che si possa riaprire e riempire di turisti, come eravamo solito vedere appena sarà tutto passato, e ce lo auguriamo di tutto cuore. Buongiorno anche a Dario, buona domenica, grazie. Andrea, lavoro esattamente a 2 passi, e allora un caro saluto anche a te e ai commercianti, dico quelli di Menaggio, vedete quanti sono, di solito questi sono locali anche alla domenica, pieni di gente, con tantissimi turisti, fa specie davvero vederli così. Questo è il chiosco della lavanda che c'è a Menaggio, buongiorno. Ancora a Elio, a Bruno, a Ruggero, sì, saremo lì,
tra un'oretta, caro Ruggero, più o meno saremo lì. Buongiorno, ecco Simone Moretti, buongiorno a te. Aspettaci che tra poco veniamo a salutare anche gli amici di Olgiate. Simo, arriviamo a fare un saluto giustamente anche in un altro dei nostri paesi più belli, che è appunto Olgiate. Allora vogliono fare una passeggiata, ci dice Filomena, ve la facciamo fare noi, dai, per il momento. Il ristorante di Paolo. E dov'è il ristorante di Paolo? Fammi capire dov'è. Comunque è tutto chiuso, come vedete. Vabbè, questo è il centro di Menaggio. Allora, un caro saluto anche a Pinuccio, ancora a Silvana, dalla Val Basca, Albate, Agnese, Cantù vi aspetta. Sì, tra poco c'è Mario Camagni, Cantù e Mariano, ve le fa vedere lui, anche sarà una desolazione, immagino, anche lì. E poi noi, tra un attimo, andiamo a salutare Simone e i suoi amici ad Olgiate Comasco. È un tour del lago questa mattina da Menaggio ad Olgiate. È tutto da Menaggio. Io vi saluto, saluto Orietta, saluto anche Davide, Clara, buongiorno, Umberto, anche a te. E Pinuccio l'abbiamo già salutato, Rosaria pure, tanti che ci augurano buona domenica, ricambiamo con affetto, quindi da Menaggio, perfetto. Giampaolo, buongiorno, Andrea. Ah, è questo qui? Perfetto. Abbiamo fatto vedere, l'abbiamo azzeccato in pieno, perfetto. Va bene, ritorniamo alla nostra Megane per andare a Olgiate. Vedete che in effetti qua è tutto chiuso, insomma è una anomalissima domenica, la terza, lo ricordiamo, dall'inizio del lockdown, che proseguirà anche per le prossime, ma è bello farvi vedere le nostre bellissime realtà. Menaggio è una di queste. Allora, ciao Andrea. Ok, perfetto, di fianco al Bar Pass, molto bene, l'abbiamo fatto vedere. È tutto dal lungolago di Menaggio. In questo momento il saluto, Sara, buongiorno, Matteo, anche a te. Un saluto, buongiorno, Margherita, da Casnate. Benissimo. E dicevo, tra poco, con questo bellissimo lungolago, ci lasciamo, andiamo a Cantù e poi andiamo a Olgiate da Simone e i suoi amici. Buona domenica ancora, a più tardi. Luca ci saluta da Romazzo, grazie. Guido, buongiorno anche a te. Ciao anche a Sara, ancora in chiusura. Ciao amici.